Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Cenzi e questo è Bizzarro Bazar. Nel 1882, sotto la luce delle lampade a gas, nel sideshow del circo Barnum & Bailey, si esibirono per la prima volta le sorelle Sutherland. Erano 7. Vestite di bianco, cantavano in armonia accompagnate al pianoforte, accennando brevi passi di danza di fronte alla folla assiepata sotto il tendone. Per quanto belle fossero le loro voci, nessuno si aspettava il gran finale che le 7 donne avevano in serbo. Alla conclusione dell'ultimo numero, ecco che si girarono all'unisono, dando le spalle alla platea, e lasciarono cadere le loro chiome. Fino alle spalle, fino alle ginocchia, fino ai piedi e ancora più giù nella fossa d'orchestra. Le 7 fluenti chiome in totale misuravano quasi 12 metri. La più lunga da sola superava i 2,5 metri. Per un secondo la folla rimase a bocca spalancata prima di esplodere in un fragoroso applauso. Le sorelle Sutherland si chiamavano Sara, Victoria, Isabella, Grace, Naomi, Dora e Mary. Cresciute in drammatica povertà nella cittadina di Cambria, avevano imparato i rudimenti del bel canto dalla madre prima che questa morisse. Oltre a questo, la loro particolarità erano i neri e lunghissimi capelli. Quindi al padre venne l'idea, per sfuggire alla fame, di sfruttare proprio le capigliature delle figlie per farle scritturare dal più grande circo della loro epoca, proprio il Barnum & Bailey. Una volta che furono entrate a far parte del circo, finalmente la vita per le sorelle Sutherland cominciò ad apparire più rosea. Il loro show era molto apprezzato, ma il vero colpo di genio doveva ancora venire. Nel 1885 Naomi sposò Henry Bailey, nipote di uno dei 2 proprietari del circo. Seguendo il tipico modo di ragionare cinico e concreto di tutti gli impresari, Henry capì subito che le sorelle nascondevano un potenziale economico straordinario. O meglio, erano le loro chiome che potevano trasformarsi in un'esca eccezionale. Così cominciò, alla fine di ogni spettacolo, a pubblicizzare una lozione per capelli. Secondo quanto raccontava, la ricetta segretissima era stata inventata dalla defunta madre delle sorelle ed era il motivo della miracolosa crescita delle loro chiome. La soluzione era venduta a 50 centesimi la bottiglia. La lozione, brevettata nel 1890, si rivelò da subito un clamoroso successo, tanto che la gamma dei prodotti per capelli delle sorelle Sutherland si ampliò fino a includere detergenti per il cuoio capelluto, pozioni antiforfora e tinture, tutti pubblicizzati da estenuanti tour. In soli 4 anni vennero vendute 2,5 milioni di bottiglie, per un fatturato di oltre $3 milioni. Le sorelle Sutherland si ritrovarono all'improvviso ricche sfondate. Ritornarono alla cittadina natale in pompa magna e fecero costruire un'enorme villa in stile vittoriano proprio dove un tempo sorgeva la fatiscente baracca del padre. Le 7 camere da letto nella nuova casa erano tutte equipaggiate con acqua corrente e sfarzosi bagni in marmo. Erano finiti i tempi in cui le sorelle venivano evitate come pezzenti. E ora che tutti facevano la corte a queste donne e alla fortuna che avevano accumulato, esse cominciarono a prendersi qualche rivincita, mantenendo orgogliosamente le distanze e ostentando comportamenti eccentrici. I loro cagnolini avevano guardaroba estivi e invernali, e quando uno di questi cuccioli moriva, le sorelle celebravano principeschi funerali con tanto di necrologi sul giornale locale. I cavalli della loro carrozza erano ferrati in oro. Alle cene di gala non mancavano mai gli spettacoli di fuochi d'artificio. Ma questo periodo di fasti e spensieratezza non era destinato a durare, perché una serie di sfortune e di tragedie attendevano le sorelle Sutherland. Per prima morì Naomi, la moglie di Henry Bailey.
Le sorelle accarezzarono l'idea di farle costruire un mausoleo da $30,000, ma il progetto venne accantonato e il corpo di Naomi venne tumulato nel lotto di famiglia senza nemmeno una lapide. Fra i cercatori di fortuna, attirati dal patrimonio milionario delle Sutherland, vi era anche Frederick Castlemaine, un bell'imbusto di 27 anni dal fascino irresistibile. Si pensava che ci fosse del tenero tra lui e la giovane Dora, ma Frederick colse tutti di sorpresa sposando Isabella, che aveva 40 anni. Quanto a bizzarrie, anche questo nuovo membro della famiglia non scherzava. Pare che il suo passatempo preferito fosse sedersi sul portico della villa e sparare alle ruote dei carri che passavano. Pagava poi laute somme di denaro ai contadini inferociti per calmare la loro comprensibile rabbia. Dipendente da oppio e morfina, Frederick si tolse la vita nel 1897 mentre accompagnava le sorelle in una tournée promozionale. Isabella portò a casa il corpo del marito e lo depose nella stanza della musica, dove venne rinchiuso in una bara con il coperchio di vetro. Le sorelle si recavano giornalmente a rendere visita al cadavere e improvvisavano piccoli spettacolini in cui cantavano all'unisono le canzoni preferite di Frederick. Dopo alcune settimane, il Dipartimento di Sanità fu costretto a intervenire e impose alle sorelle di seppellire il corpo. Frederick venne inumato in un enorme mausoleo di granito costato $10,000 e ogni notte Isabella prendeva una lanterna e percorreva 3 miglia fino al cimitero per comunicare con il defunto marito. Dopo 2 anni di lutto, Isabella finì nuovamente nel mirino di un approfittatore. Si trattava questa volta di Alonso Swain, di 16 anni più giovane di lei. Alonso fomentò i litigi e gli attriti fra Isabella e le altre sorelle e infine la convinse a lasciare la casa, a vendere la sua quota di azioni dell'impresa di famiglia e a investirle in una nuova lozione che avrebbe fatto concorrenza alla famosa The Seven Sutherlands. Ma questa nuova avventura commerciale fallì miseramente. Alonso scomparve e Isabella morì in povertà. Evidentemente la vicenda di Isabella non bastò come esempio. Victoria, quasi cinquantenne, sposò un ragazzo di soli 19 anni. Le altre sorelle, indignate per il suo comportamento, le tolsero la parola fino a quando non fu sul letto di morte. Che fosse causata dal passaggio dall'estrema povertà ai fasti della ricchezza, oppure da una tara di famiglia, la follia cominciò in ogni caso a serpeggiare sempre più insistentemente fra le sorelle. Mary Sutherland doveva perfino essere rinchiusa nella sua stanza per lunghi periodi a causa di violenti attacchi psicotici. Anche la fortuna della celebre lozione per capelli stava tramontando. Con l'avvento delle capigliature femminili corte negli anni 20, l'interesse per le pozioni Sutherland svanì di colpo. Nel 1926, le 3 sorelle rimaste, Mary, Grace e Dora, si recarono a Hollywood per partecipare alla realizzazione di un film tratto dalle loro vite. Mentre si trovavano là, Dora restò uccisa in un incidente automobilistico. Il film fu annullato. Mary e Grace, ridotte sul lastrico, finirono i loro giorni nella stessa povertà che avevano conosciuto da bambine. Vendettero la villa e morirono dimenticate da tutti. Pochi anni dopo che l'ultima delle sorelle Sutherland era stata sepolta, la grande casa prese fuoco e non ne rimase altro che un cumulo di macerie fumanti. Allora Luca, mi sembra di capire che ci hai portato qualcosa di alieno. Sì, esattamente. Qualcosa di extraterrestre. E non è una battuta, è veramente. Infatti questo oggetto, se voi andate per strada e lo trovate per terra, penso che non vi fermate a raccoglierlo. Anzi, forse gli date anche un bel calcetto. E fareste un grande errore, perché questa qui è un pezzo di luna. Mi spiego meglio. È un meteorite lunare. Allora, quando gli astronauti e le varie missioni Apollo sono andate sulla Luna, hanno preso più o meno 400 kg di minerali che provenivano direttamente dalla Luna. Questa cos'è? È un pezzo di Luna che invece è cascato sulla Terra. In che senso? Un asteroide sicuramente ha colpito la Luna, un pezzettino è andato nello spazio e dopo è cascato sulla Terra. Sono iper rari, rarissimi. Solamente lo 0,06 delle meteoriti che cadono sulla Terra provengono dalla Luna. Ma tutti mi chiedono, ma come facciamo
a sapere, a scoprire che si tratta veramente di un pezzo di luna e non di un altro sasso. Allora, qui, se come potete vedere, è stato tagliato un pezzettino. Vedi Ivan qui che è stato tagliato? È stato analizzato. In Francia c'è un laboratorio particolare e hanno comparato ovviamente la composizione con quelli che ci sono alla NASA ed è un pezzo di luna. Qui tutto intorno abbiamo la crosta che si è formata nell'atmosfera. È difficilissimo trovarle, soprattutto se ci sono dei pezzi molto piccoli. Questo è veramente, nel suo particolare, è un pezzo eccezionale. Siamo quasi a mezzo chilo. Considerando che vale più o meno 10 volte il peso dell'oro al grammo, è una cosa importante anche come oggetto. Questi vengono quasi tutti trovati nei deserti. Questo per esempio viene dal deserto del Sahara e c'è un motivo, perché se un meteorite di questo tipo cascasse nelle nostre zone sarebbe difficile innanzitutto riconoscerlo e poi potrebbe cascare ovunque. Il deserto, che è tutto completamente giallo, bianco, comunque un colore chiaro, un pezzo nero si nota immediatamente. Questo è il fatto per cui tutti i ricercatori vanno nei deserti a ricercare i meteoriti. Molti conoscono il mito della mandragola, la radice a forma di neonato dalle potenti virtù magiche che cresceva nutrita dallo sperma degli impiccati. Un'altra creatura a metà strada tra il regno delle piante e quello animale, spesso inclusa nei bestiari medievali, è l'agnello vegetale della Tartaria, Agnus Scyticus. Secondo la leggenda, i fiori che crescevano su questa pianta diffusa nell'Asia centrale erano dei veri e propri agnelli, congiunti alle radici da un cordone ombelicale vegetale. Gli agnelli potevano piegare l'arbusto per chinarsi a brucare l'erba e le piante circostanti, ma una volta che le scorte di cibo nei paraggi si esaurivano, erano costretti a seccarsi e morire. Questa creatura immaginaria potrebbe essere nata per spiegare l'origine del cotone. La leggenda infatti si ispirava a una pianta realmente esistente, il Cibotium baromets, un tipo di felce lanuginosa originaria di alcune parti della Cina. Con la sua forma bizzarra, è comprensibile che abbia colpito la fantasia dei primi esploratori e naturalisti. Se vi è piaciuta questa puntata, mettete un like, iscrivetevi al canale e non perdetevi la prossima.